Stadio News 24. Carlo Lauri e TF avanti insieme. Nel girone C degli allievi regionali, i Missil Meresi affondano a domicilio l'Atletico Bagheria e si regalano il calcio Sicilia. Nel girone C dei giovanissimi regionali si traversano da Corsari i baby di Mister Guida. 2-1 sul campo della Fincantieri, adesso sotto con la corazzata Tommaso Natale. La primavera del Palermo termina in bellezza la regular season. Poker in casa della Nocerina, ennesimo centro di bollino e quinta vittoria di fila. In vista dei playoff, avversari avvisati. Giornata rosa per le giovanili nazionali del Palermo. Gli allievi di Catanese si aggiudicano il derby del sud, 2-0 al Napoli con Sparacello e Bonura. Travolgenti i giovanissimi di Rosario Compagno, 4-1 contro il Crotone e speranze playoff ancora vive. Buon pomeriggio e bentrovati, questa è la nuova puntata di Quarta Rete, il format di approfondimento sul calcio giovanile siciliano. Buonasera, buon pomeriggio da Enzo Bonsangue e da Alfredo Minutoli. Il sole è sempre più caldo, c'è in arrivo un bel sole che non ricordo come si chiama questa... Hannibal. Promette, sì, di cuocerci tutti a 30 gradi, Enzo. Molto più che i fari di questo studio radiofonico, sicuramente. Hannibal sta per arrivare, così come le parti più interessanti e la fase più calda dei campionati giovanili, naturalmente, perché... abbiamo già varcato la soglia, siamo entrati finalmente nei playoff e anche nei playout, si sono disputati i primi turni e nei campionati, in questo caso parliamo degli allievi e dei giovanissimi regionali, si sono giocate le gare del primo turno. Belle sorprese, tanti gol, grandi soddisfazioni e ovviamente adesso arrivano in questo weekend le gare del secondo turno che vedranno opporsi delle formazioni di tutto rispetto che tante emozioni ci hanno offerto in questo campionato. In questo scorcio finale tu ti eri già fatto un'idea sulle potenzialità di queste squadre? Già un'idea, Enzo, è stata completamente disattesa, perché avevo pensato sinceramente che la corazzata Fincantieri, per quanto riguarda i giovanissimi, i ragazzi di Mister Dabbene, avrebbero sicuramente, diciamo, passato il turno. Oddio, sicuramente, conoscendo la TF, sicuramente non si può dire. Ma comunque sia una partita eccezionale quella a cui abbiamo assistito lì nel campo aziendale, dove la Fincantieri, insomma, è stata messa sotto da una TF. Poi avremo modo ovviamente di poter approfondire questa gara. Il focus vero e proprio è tutto dedicato a questa gara, appunto, del campo aziendale. È una TF, Enzo, eccezionale, davvero molto molto concentrata, che alla fine ha meritato il passaggio in turno. E questa è la prima grande sorpresa, direi, insieme ovviamente al successo della Don Carlo Lauri, che ha vinto per ben 3-1 nel campo del Bagheria, dell'Atletico Bagheria. Sì, è stata una delle sorprese. Poi certo, le classifiche contano fino a un certo punto, perché le graduatorie stabiliscono appunto una squadra che chiude in testa alla classifica, delle squadre che si avvicinano un bel po', però poi arrivi alla gara di playoff e ti capita la giornata storta, ti capita quella giornata in cui i ragazzi si esprimono al 130% delle proprie possibilità e magari tutti i pronostici vengono sovvertiti. In questo caso, sì, poi ne parleremo naturalmente di Fincantieri contro TF, è accaduto perché la classifica appunto dava ragione alla Fincantieri, ma soprattutto il fatto che la Fincantieri dovesse giocare questa gara in casa, quindi aveva a disposizione 2 risultati su 3, e questa è davvero una cosa significativa. Assolutamente, Enzo, e poi mi sembra anche giusto ricordare, sempre per quanto riguarda ad esempio il girone B, la vittoria già
ne abbiamo parlato nella scorsa puntata importante del Borgo Nuovo per 4-0 in casa della Stella d'Oriente, e in questo caso per quanto riguarda appunto il girone D si profilano degli accoppiamenti davvero da far tremare i polsi: Tommaso Natale, Borgo Nuovo, Fincantieri, TF Parmonval. Sul Borgo Nuovo ricordiamoci questo bel 4-0 che è arrivato proprio in casa della Stella d'Oriente con reti del della, appunto del Borgo Nuovo, che sono state messe a segno da Bonfiglio, autore di una doppietta, da Cucinella e poi da La Mattina. Stavi dicendo del girone? Del girone appunto B, Enzo, dove si profilano delle gare davvero molto molto interessanti, come appunto Tommaso Natale e Borgo Nuovo. Qua ovviamente sì, sicuramente la formazione di Mister Guida è chiamata comunque sia una gara tutt'altro che semplice. Il Borgo Nuovo ha dimostrato ultimamente anche fuori casa di saperci fare. Abbiamo appunto parlato, appena parlato, della grande vittoria 4-0 in casa della Stella d'Oriente, e poi naturalmente anche questa Fincantieri TF Parmonval, con la Fincantieri di Mister Logalbo che dovrà sudare le cosiddette sette camicie per imporsi sulla TF Parmonval, che già con i giovanissimi ha portato avanti la propria squadra al turno successivo, mentre per quanto riguarda gli allievi sicuramente darà filo da torcere, mi sembra, domenica prossima in casa dell'impianto degli aziendali contro la Fincantieri. Sì, la partita si dovrebbe giocare in anticipo, ancora non è ufficiale, probabilmente sarà ufficiale fra poco, entro un'ora dovrebbe arrivare un comunicato della Lega. Comunque dovrebbe giocare di pomeriggio la Fincantieri contro la TF Parmonval, la gara degli allievi. Però andiamo con ordine, ripartiamo dal girone A e vediamo quale sarà il programma del secondo turno. Ed ecco qui il programma con Adelcam Juvenilia e Valerio Leto Città di Capaci per quanto riguarda appunto il girone A. Passando al girone B, avendo già detto del primo turno con il Borgo Nuovo che ha superato il primo turno vincendo in casa della Stella d'Oriente per 4-0, il secondo turno appunto tra Tommaso Natale, Borgo Nuovo e Fincantieri TF Parmonval. Per quanto riguarda il girone C, i risultati del primo turno hanno visto il Città di Villabate strapazzare il Palermo SRL di domenico con un risultato eloquente 4-1. L'Atletico Bagheria invece, un po' a sorpresa, ha lasciato via libera all'ottima Don Carlo Lauri, che si imposta per 3-1. Secondo turno. A proposito di questa partita, bella vittoria della Don Carlo Lauri, 3 gol che sono stati segnati da Cannova, Lonigro e Barrale. Per i padroni di casa invece è andato in gol Cucchiara. Ma a proposito di questa partita, c'è da dire, mettere in evidenza e sottolineare in rosso una bella iniziativa da parte della squadra misilmerese, che è entrata in campo con delle t-shirt in memoria di Mario, di Pier Mario Morosini, che insomma ha scritto una pagina davvero brutta per il calcio tutto la scorsa settimana. Quindi bella iniziativa della Don Carlo Lauri, che poi alla fine ha vinto e appunto troverà nel secondo turno Don Carlo Lauri, che troverà nel secondo turno un big match davvero interessante. Calcio Sicilia Don Carlo Lauri, insomma, in casa appunto della corazzata rosanero Calcio Sicilia, ma la Don Carlo Lauri ha tutte le carte in regola per potersi fare valere. L'altra partita, Aurora Rossa Città di Villabate. Eh sì, anche questa sarà una gran bella partita, sicuramente ci scommettiamo. Andiamo a vedere cosa offre anche il programma degli altri gironi, dal girone D in poi. Il girone D in poi, ricordando la Atletico Agrigento, anche i risultati abbiamo, sì, perché esatto, ci sono diverse gare giocate. Atletico Agrigento che ha battuto il Santa Sofia e Calcio per 2-1, mentre la Città di Enna, il Città di Enna, si è imposto fuori casa a Serra di Falco per 1-0. Per il secondo turno che si profila in questa maniera, Averna, Atletico Agrigento e Porto Empedocle, Città di Enna. Girone F, direttamente partite del secondo turno con Garden contro Valle del Mela e Città di Messina Promosport. Girone F, secondo turno, Spar Calcio Junior a Cireale e Adrano a Gira. Girone G, primo turno, i giovani leoni hanno battuto di misura, una partita davvero pirotecnica, 4-3 l'Ellenica. Secondo turno, San Pio X contro giovani leoni, la Meridiana contro Pantanelli. E infine chiudiamo col girone H, Palazzolo, Modica, Airone, Atletico Gera, Real Gela. Ecco il quadro completo dunque degli allievi. Per quanto riguarda, e qui facciamo un passo indietro, ritorniamo al girone C degli allievi regionali, l'altra partita fra Città di Villabate e Palermo SRL, il Palermo SRL ha perso per 4-1 e la vittoria è andata ai giallorossi di casa, allenati da Giovanni Sanfilippo, che quindi hanno compiuto un bel passo avanti verso il secondo turno. 4-1 quindi il finale. In gol sono andati Lupo, poi Marceca, Prestano e
Dragna. Quindi per questo motivo il Villabate, come già hai detto, giocherà contro l'Aurora Rossa del tandem di tecnici che noi abbiamo abbiamo sentito Correnti, sì, esattamente, allenato da Correnti e Mamone. A proposito di questa partita, sempre fra Villabate e Palermo SRL, particolarmente sentita anche questa gara, c'è da dire che c'è un commento di un lettore che si firma Incompreso, quindi insomma una via di mezzo fra la mia richiesta di firmarvi, di firmarsi e il non firmarsi, tra l'anonimo e il firmarsi, fra l'anonimo e insomma Incompreso. Comunque mi dispiace tanto per i ragazzi del Ribolla, questo ragazzo, o meglio questo commentatore Incompreso, li ha visti remissivi nel gioco, ma secondo lui più deluso per aver visto abbandonare la nave prima ancora che affondasse. Quindi Incompreso si aspettava una carica maggiore da parte, sì, del Palermo SRL di De Domenico. E tra l'altro, Enzo, qualche altro Incompreso sicuramente ci sarà stato tra le fila dei fan della Fincantieri, perché ora non so se tu ce l'hai sott'occhio, ma qualche messaggio appunto sottolineava la sorpresa di aver visto una Fincantieri un pochettino opaca, senza appunto quel animus pugnandi, diciamo, che gli riconosciamo, contro la TF Parmonval, che poi appunto ne ha approfittato alla grande vincendo. Sì, il messaggio ce l'ho qui davanti, però lo, ecco, leggiamo andando in ordine. Prima apriamo appunto il campionato dei giovanissimi, così ci tuffiamo poi proprio su quella gara. Il campionato dei giovanissimi, anche in questo caso tante gare del primo turno, e vediamo poi gli accoppiamenti, okay, quali saranno. Andiamo a leggere subito, partendo ovviamente dal girone A. Primo turno, Adelcam Città di Trapani 1-0, Gini Club Stadium Cronion 2-1, Valerio Leto Mazzara 3-5 per il secondo turno, che vedrà la Nuaring giocare contro il Mazzara, l'Adelcam contro la Gini Club Stadium. Girone B, ecco il girone appunto sul quale verrà fatto il focus. Primo turno, Fincantieri TF Parmonval 1-2, ne abbiamo già accennato. Secondo turno, Tommaso Natale TF Parmonval Calcio Sicilia CEI. Andiamo a leggere il girone C. Primo turno, Stella Oreto Città di Bagheria 7-1 e Villabate Profi Carazzi 1-0. Dunque una partita qui, due partite diciamo opposte, una che ha lasciato intravedere una totale dominio a parte lo Stella Oreto sul Città di Bagheria, e un'altra invece Villabate Profi Carazzi molto combattuta. Secondo turno, dunque Panormus Villabate SRL Città di Villabate Stella Oreto. Girone D, secondo turno, Santa Sofia Calcio Mussomeli, Averna Leonfortese. Girone E, primo turno, Messina Sud Sport Club Messina 2-1, dunque derby messinese per il Messina Sud, Città di Messina Futura 2-0. Secondo turno, Garda Sport Città di Messina, Nuova Rinascita Messina Sud. Girone F, primo turno, Pianeta Catania Spar 1-0, NBA Adrano 3-3, Belpasso Città di Mascalucia 2-3 per il secondo turno, che vedrà lo Junior Cireale contro il Città di Mascalucia, il Pianeta Catania contro il NBA Piano Tavola. Girone G, secondo turno, direttamente a Pantanelli Ellenica, San Pio X Catania 80. E chiudiamo col girone H. Primo turno, l'unica partita, Modica Airone per Cicli 1-0. Secondo turno, Real Ragusa Modica Airone, Real Gera Junior vittoria. Velocità al lampo, andiamo a vedere anche i playout, le squadre che hanno vinto e si sono salvate e quindi adesso sorridono. Fra i giovanissimi regionali, il Mazzara e poi l'Audace Monreale, la Termitana, l'Atletico Caltanissetta, il Pro Catania, e poi c'è una gara da giocare ancora, Libertas Scicli contro Orsa. Quindi hanno vinto tutte le gare in casa, tutte le padrone di casa, e si sono salvate. Nel campionato degli allievi regionali c'è una gara che si gioca domani, Folgore contro i Carenze. Poi altre squadre che si sono salvate sono il Punto Rosa, che ha vinto 4-0 in casa del Santa Cristina, l'Aurora Rossa, poi l'Atletico Caltanissetta, il Sinagra, la Leonfortese, Flora, che ha battuto per 2-1 il Trinacria, e poi Real Ragusa contro Olympic Scicli 2-2, quindi Real Ragusa si è salvato. E adesso nessuno ti salva, devi entrare per forza a parlare di quella partita che abbiamo seguito in questo ultimo fine settimana. Una partita, Enzo, davvero molto molto interessante, una partita che, ripeto, che io pensavo finisse a pannaggio della Fincantieri, e che invece una grande TF, un grande impegno... Ecco, hai detto se pensavi? Che finisse a pannaggio... E allora ascolta bene. ...equilibrata, ma al contempo, se vuoi un pronostico, penso che alla fine la spunterà la Fincantieri, che adesso proprio in questo istante passa in vantaggio con il gol del numero 4 Guercio, che ribadisce in rete dopo una stoccata, mi sembra, del
numero 10, anzi del numero 8 Prestigiacomo, un all'interno dell'area vediamo un po' cosa decide di fare la TF. Parte il tiro ed è un grandissimo gol, una splendida rete da parte di Lorest, un calcio di punizione diretto. Eh sì, tutti si aspettavano il cross al centro e poi Lorre ha pareggiato, ma avanti. Tu mi stuzzichi e continuo a staccare i miei pronostici, come hai visto, pensavo. Ti immagini in diretta poi... dicevi, esatto. Io invece avevo sperato nella... cioè pensavo che la TF... Era solo ovviamente un pensiero, ci vuole, cioè un pronostico, ma non speravo assolutamente, vinca sempre il migliore nell'ambito delle giovanili. Ma chissà quanti poi... dirigenti fanno gli scongiuri quando tu fai i pronostici. Sicuramente non mi vorranno nei loro campi. La prossima stagione devo stare attento. Comunque, dopodiché appunto dopo il vantaggio appunto siglato da Guercio, che ha ribadito in rete da pochi passi e al settimo minuto ha pareggiato Lorre appunto su quella punizione. Perfetto. Abbiamo grande sentito punizione. La nostra radiocronaca direttamente dal nostro sito. E poi balisticamente eccezionale la conclusione veramente di Lorre, un giocatore che poi nel pagellone avremo modo di dire in maniera più approfondita, ha dimostrato realmente di avere dei numeri davvero interessanti. E poi c'è stata la rete di Cefali, altro gran gol, Cefali che tra l'altro era subentrato a Filecce al quinto del secondo tempo, Cefali che praticamente quasi a occhi chiusi con una girata davvero molto bella praticamente al volo non ha lasciato scampo in Grassia e ha siglato quello che poi alla fine è risultato essere il gol decisivo, dunque vero e proprio match winner Cefali con questo gol davvero molto molto bello. Abbiamo parlato degli eventi clou di questa partita, però nel mezzo ce ne sono stati tanti che hanno fatto capire un po' come mai e perché si è conclusa così. Io mi riferisco in particolare a un palo incredibile colpito da Lorre, sempre su punizione mi sembra, dalla tre quarti campo, il palo alla sinistra di Ingrassia, porta che insomma non è crollata ma trema sicuramente, e ancora di più ha rischiato di crollare nell'altra traversa che è stata colpita nel secondo tempo, sì, da Farana. Quindi oltre ai due gol, due grandissime chance per la TF. A questo punto, Enzo, parliamo anche a questo punto del pagellone, facendo un discorso diciamo così unico. Mi sembra di poter dire che ancora una volta la grande sagacia tattica da parte di mister Guida è venuta fuori, perché io ho visto molto bene nel primo tempo Mansueto, giocatore biondino che si disimpegnava benissimo al centro del campo, combatteva ma al contempo praticamente riusciva a far filtrare palloni molto interessanti. Poi nel secondo tempo, Enzo, a sorpresa ho visto praticamente la scelta da parte di mister Guida di sostituirlo con praticamente il giocatore Niosi. A quel punto ho detto: che è successo? È una scelta tattica, praticamente un cambio di pedina eccezionale che poi ha premiato praticamente la squadra gialloblu dell'ATF di mister Guida, perché Niosi ha giocato una partita eccezionale. Questo è stato un rinaldello veramente. Guida parlerà e noi lo andremo a sentire, anche se tu gli hai chiesto alla fine proprio di questa sostituzione. Esattamente. Io sulla Fincantieri direi che insomma purtroppo è capitata una di quelle partite che non ti puoi aspettare mai, perché durante l'anno le cose vanno alla grande, c'è Sileno che segna valanghe di gol, Prestigiacomo fa altrettanto, poi arrivi alla partita decisiva, quella che ti apre le porte per la gloria, e incontri una giornata no. Io sulla Fincantieri direi che ci sono stati anche dei demeriti della squadra di Dabene. Tantissimi meriti sono stati per la TF a centrocampo, però proprio a centrocampo, e poi ne parlava anche Dabene alla fine della partita, la Fincantieri ha perso qualcosina in termini di produttività, perché lì in mezzo è mancato un po' quel tassello che collegasse bene il centrocampo con l'attacco, e quindi in fase di finalizzazione Sileno per esempio non ha avuto quasi mai un pallone da prendere e buttare in rete per sfondare, insomma. E poi Enzo, mi sembra da dover assolutamente sia giustissimo sulla sottolineare... Fincantieri passiamo dopo a parlare dei ragazzi della Fincantieri, dei singoli, perché prima direi di andare ad ascoltare il tecnico dei padroni di casa, no? Che dici? Assolutamente. Ascoltiamo d'accordo. Andrea Dabene intervistato alla fine del match. Mister, una gara combattuta, una gara in cui le due squadre comunque si hanno fatto vedere sicuramente di meritare diciamo questa fase finale del campionato. Fa male uscire diciamo dopo una gara che comunque sia, forse la Fincantieri non ha giocato come sa? Sì, effettivamente è vero, la Fincantieri oggi non ha, diciamo che ha meritato di uscire, perché la prestazione non è stata
diciamo, all'altezza delle nostre possibilità. Chiaramente fa male perdere in una partita, si perde un anno di lavoro. Purtroppo è andata così. Abbiamo scelto la giornata peggiore per fare la peggiore partita nostra. Ma volendo andare nel dettaglio, analizzare un pochettino appunto la partita, cos'è che è mancato secondo lei oggi ai suoi ragazzi e alla sua squadra? Ma noi abbiamo perso la partita soprattutto a centrocampo, non riuscivamo ad arrivare sempre, cioè arrivavamo sempre secondi sulla palla e la superiorità di loro è stata nettamente in quella parte di campo. Mister, abbiamo potuto vedere un primo tempo comunque sia piuttosto opaco dei suoi, che però nel secondo tempo sembrava quasi quasi avessero riacquistato, essersi un po' ringalluzziti e aver acquistato quello spirito cantierino, insomma, tipico appunto della Fincantieri. Poi forse è stato quel gran gol di Cefali che un pochettino vi ha tagliato le gambe nel vostro migliore momento. No, diciamo che la partita si era incanalata subito bene, dopo i primi 5 minuti abbiamo trovato subito gol, poi con quel pareggio, gran gol di Lorre, credo. Su punizione abbiamo perso la testa, il primo tempo non abbiamo più giocato. Secondo tempo ci siamo un po' ripresi, abbiamo incominciato un po' a cercare di giocare, poi abbiamo preso il secondo gol in un'azione banalissima su una palla che avevamo noi, un gol che non ci stava proprio in quel momento, comunque è andata così. Mister, adesso diventate un pochettino degli spettatori, ovviamente non più interessati, un pronostico su quella che è ora la partita che si profila all'orizzonte tra Tommaso Natale e TF? Diciamo che i pronostici sono dalla parte del Tommaso Natale, avendo un organico secondo me superiore, però sono partite che durano 70 minuti e la palla che la mette dentro va avanti. Grazie mister. C'è un po' di amarezza fra le parole di Dabene, appunto non ha dato alla sua squadra quanto lui si immaginava o perlomeno quanto le potenzialità di questa squadra possono offrire regolarmente, o meglio come ogni volta. Sì, non poteva essere altrimenti la delusione appunto che si leggeva sul dipinto proprio sul volto di mister Dabene. E stavo per dire prima partita l'intervista, Enzo, se tutti avessero seguito un pochettino tra le file della Fincantieri l'esempio di Presti Giacomo, che è entrato praticamente e ha giocato una gara che se fosse stato davvero ottima, se fosse stato coadiuvato come solitamente è avvenuto durante il campionato, probabilmente l'ho messo anche al pagellone, la Fincantieri non sarebbe uscita praticamente sconfitta, chi lo sa. Ma a questo punto che dici Enzo, diciamo anche di qualche altro giocatore magari in grassia che sì, tra le file della Fincantieri, nonostante abbia subito due gol a mio parere del tutto diciamo incolpevole, perché sono state due giocatori eccezionali, davvero imprendibili le conclusioni di Lorè e di Cefali. Poi quando è così che ti escono nelle partite decisive ti escono i gol più belli, lasciando davvero la marimba possibili, infatti sì. Ma comunque sì, è sempre molto attento Farana, per esempio Farana, che ha colpito una gran traversa, ma il peso di questo importante ragazzo alla fine è sotto gli occhi di tutti, perché è uno che detta i tempi, è in fase di interdizione, ne parlavamo, anche in fase offensiva riesce a dare tanto, è stato anche fuori per un po' di tempo, ha sottolineato Guida, però insomma i risultati adesso tornano a farsi vedere da questo bravo centrocampista. E lì a centrocampo ce ne sono tanti ragazzi molto interessanti nella TF. Mi sembra anche di oltre Ferrara, che davvero come hai detto tu è appunto un vero e proprio metronomo, ma anche Catanzaro che naturalmente gioca in una posizione un pochettino più arretrata, al quale poi ho dato 6,5. È un giocatore preziosissimo, anche il mister Guida lo ha sottolineato, una pedina davvero molto molto importanti per l'equilibrio corale del gioco, diciamo, e dunque per la tattica appunto impostata sempre molto molto precisa della TF, che sa realmente quello che vuole, che non è che sia così facile riscontrarlo in una squadra di giovanissimi. Ecco, questo è il gran lavoro di mister Guida. E poi un giocatore che a me piace particolarmente, l'ho seguito più volte, è finito più volte sotto la lente ingrandimento della nostra rubrica appunto del pagellone, questo Mezzapelle è un giocatore appunto filiforme sul settore appunto del campo destro, fa sempre la spola, è un giocatore che dà sempre l'anima.
Infatti, c'è un lettore che si chiama Carmelo, quindi questa volta nessun anonimo, nessun incompreso, noi lo comprendiamo benissimo, si chiama Carmelo, finalmente, bravi, bravi cari nostri lettori che vi firmate. Scrive: sicuramente la Fincantieri vista oggi non è la stessa del campionato, approccio alla partita sbagliato, consegna in un piatto d'argento le chiavi d'accesso al turno successivo alla TF. E poi mette anche un giudizio che riguarda proprio la bellezza della partita, e lui la definisce brutta, brutta partita dal punto di vista tecnico, a parte qualche calcio piazzato. Beh, insomma, io in questo caso non sono d'accordo con lui, perché di bei gesti ne abbiamo, certo c'è stato il nervosismo, ci sono state alcune fasi di confusione, ma insomma, vuoi mettere una partita di playoff o playout senza un po' di confusione lì in mezzo? E che siamo, il Barcellona. Infatti. E allora, a proposito di Barcellona, bello il modo di costruire della TF Parmonval a centrocampo, senza i lanci lunghi, ecco, questo lo dice Giuseppe Guida nell'intervista ed è uno dei capisaldi della sua teoria calcistica, tattica. Che dici? Sì, sì, cioè, andiamo ad ascoltare. Vediamo quello che dice, esatto. Ascoltiamo Guida. Mister Guida, partita maschia, combattuta, ma anche alla fine, per quello che almeno abbiamo visto in campo, la TF ha meritato di vincere, dunque grande onore sicuramente agli avversari, ma la TF oggi era più in palla, ha meritato di passare il turno. Io aprirei l'intervista ricordando ancora una volta, l'ho fatto appena ho messo piede qui alla Fincantieri, ringraziando per l'ennesima volta la società Fincantieri e il signor Silvestri, perché se oggi siamo qui a fare i playoff è grazie al loro gesto di fair play. Li ringrazio ulteriormente a fine gara, perché la partita è stata maschia, tra due squadre che sicuramente non volevano perdere. Credo che noi forse dal punto di vista del gioco, palla a terra, abbiamo fatto sicuramente meglio, però i ragazzi della Fincantieri sono stati ben messi in campo dal loro allenatore e hanno fatto una grandissima gara. Poi alla fine gli episodi hanno fatto sì che il risultato vacillasse dalla nostra parte, però a parte le traverse abbiamo preso con l'orale su palla inattiva, credo che la partita comunque dal punto di vista delle occasioni da gol comunque era in equilibrio. La differenza è stata appunto le sostituzioni, che credo oggi siano andate molto bene. Mister, oltre a Lorre, che dimostra sempre di essere insomma un pochettino il faro della squadra, e la caratteristica appunto dei gialloblu, dei suoi ragazzi, è proprio questa coralità di manovra e questo grande ordine tattico, insomma, e fa davvero piacere a questi livelli giovanissimi vedere già una squadra che sa quello che vuole. Quanto crede la sua squadra, appunto la TF, alla vittoria finale? No, non bestemmiamo dal punto di vista sportivo. Noi, ho detto ai ragazzi che noi società, io tecnico, siamo terribilmente orgogliosi di questa squadra, che in un'altra intervista ho ricordato che la squadra è stata assemblata a settembre, perché alcuni degli elementi migliori erano stati ceduti e qualcuno aveva scelto una vita diversa. E quindi noi siamo orgogliosi, il mio discorso alla squadra è stato proprio quello di dire: noi non abbiamo nulla da perdere, abbiamo fatto un grandissimo campionato. Io ricordo soltanto che noi abbiamo perso solo due partite, tanto quanto ne ha perse il Tommaso Natale, ha stravinto il campionato meritatamente. La differenza sono stati quei pareggi con le squadre che sulla carta c'erano un po' inferiori tecnicamente, e quindi quello è soltanto il mia colpa che possiamo fare, perché forse se mi avessero ascoltato al posto di arrivare quinti e rischiare pure di non fare i playoff, saremmo arrivati nelle prime due, le prime tre, sarebbe stato anche meglio giocare in casa. Quindi noi siamo terribilmente orgogliosi della squadra. Niente, chi vede i nostri allenamenti capisce da dove viene il nostro gioco. Noi lavoriamo tantissimo sull'intensità agonistica, tutto gioco a pressione, soprattutto la palla a terra. C'è un regolamento interno che nel momento in cui si butta la palla lunga viene punito, si fanno dei piegamenti, tutti esercizi propedeutici ad abituarli mentalmente e psicologicamente a preparare la partita sempre palla a terra. Non vogliamo mai che la buttiamo, tant'è vero che al momento prendevamo il primo tempo un gol appunto perché il nostro portiere voleva giocarla dietro la palla. Quindi io sono orgoglioso dei ragazzi e sono convinto che alla lunga, chi lo sa, a volte i sogni potrebbero anche diventare realtà, però non è il nostro obiettivo vincere il titolo, che ripeto, ci sono squadre molto più attrezzate di noi. Mister, una considerazione tattica che anche una personale curiosità, considerato, premettendo che Niosi ha poi giocato una grande gara e ha dato un contributo importantissimo, e come mai questo cambio con Mansueto, che comunque sia sino a quel momento ha fatto davvero bene? È perché io mi ritrovavo appunto, loro sugli esterni erano un po' lenti e io, avendo Niosi che è uno che sulla rapidità uno contro uno è devastante,
Avevamo impostato il primo tempo appunto con Mansueto, che è più un difensore che un centrocampista, quindi mi dava molto in fase di interdizione, però dal punto di vista proprio dell'impostazione la squadra soffriva, non avevamo gli automatismi sui quali abbiamo lavorato tutto l'anno, mentre poi con Vincenzo Farana, che secondo me oggi è tra annoverare tra i migliori in campo, mettendo la regia dietro assieme all'ottimo anche Catanzaro, lì la manovra della squadra è venuta fuori con sicuramente molto più limpida e soprattutto abbiamo sfruttato le ripartenze su Gnosi e anche con l'ottimo Cefali, perché un giocatore ha dei numeri assurdi, solo che ancora non l'ho capito. Grazie, in bocca al lupo. E allora, il tecnico della TF diceva: siamo le uniche due squadre che hanno perso due partite. Noi, la TF e il Tommaso Natale di Calafiori. Guarda, io ti chiedo, chi sarà la prossima a perdere? Allora, Enzo, me ne esco in maniera elegante e diplomatica e ti dico che è una partita che sfugge a qualsiasi pronostico. Poi se vuoi te lo dico. Benissimo. Questo ha spiazzato tutti e sicuramente i dirigenti ti stanno ringraziando. Penso che esatto. Ti faranno qualche bonifico poi sul conto. Devo pensare anche a salvaguardare la mia persona. No? Vabbè, allora andiamo avanti. Ricordiamo ai nostri lettori come possono scriverci velocementissimamente. Email, messaggi, ovviamente fotografie e quant'altro a redazione @ilquartotempo.it, oppure naturalmente sui nostri social network Facebook e Twitter potete fare altrettanto. Salutiamo i nostri amici della TV e a tutti gli altri che ci stanno ascoltando su Radio One e poi su Radio Antenna. L'appuntamento è a tra pochissimo. Stadio News 24, 24 ore di informazioni al giorno per apprezzare e gustare il calcio dei campioni. Stadio News 24.